In questo video abbiamo visto che in realtà quello che cambia tra una scheda e l'altra molto spesso non è la timbrica di per sé, i preamplificatori, i convertitori. Questa è la mia voce registrata attraverso i preamplificatori della Evo 16. Il segnale è totalmente dry. Questa è la mia voce attraverso i preamplificatori della Scarlett 18i20. Per ora sono i preamplificatori standard. Questa è la mia voce registrata attraverso il preamplificatore standard dell'SSL12. Tra l'altro questa ha un buon 10-12 dB di gain in più rispetto alla Evo 16, eppure possono avere delle piccole differenze tra una scheda e l'altra, ma più che altro la quantità di funzioni che abbiamo a bordo, cosa molto molto importante perché nonostante ormai quasi tutte le schede, anche di livello consumer, quindi diciamo di fascia bassa, sono tutte molto buone a livello di hardware, a livello di preamplificazione, a livello di rumore di fondo, non dovremmo avere normalmente problemi. Quello che succede invece sul tipo di caratteristiche e di funzionalità che portano sul mercato differisce anche moltissimo a parità di fascia di prezzo. Oggi, grazie ai ragazzi di strumentimusicali.net, posso farvi vedere quella che secondo me, a livello appunto di caratteristiche che ci offre, è una delle migliori schede in assoluto sul mercato. E voglio appunto anche darvi un paragone con due schede che hanno praticamente la stessa identica fascia di prezzo e che offrono caratteristiche solo apparentemente simili. A colpo d'occhio, infatti, la Evo 16 della Audient ci offre 8 preamplificatori microfonici che possono essere utilizzati come ingressi di linea, ad esempio per tastiere, alcuni tipi di synth, eccetera, eccetera, sia davanti che dietro. I due input frontali possono essere utilizzati anche come ingressi instrument. Abbiamo due ingressi cuffie, dietro abbiamo ingressi ADAT, tra l'altro due ingressi e due uscite ADAT. Questo vuol dire che possiamo espandere gli input e gli output fino a più 16 ingressi e più 16 uscite, per un totale di 24 ingressi e 24 uscite. Che è tanta roba. Abbiamo poi 8 uscite di linea. Fin qui è tutto molto molto simile a una competitor diretta di questa scheda, che ad esempio è la 18i20. Siamo sempre praticamente sulla stessa fascia di prezzo, cioè un po' sotto i 500 euro. La 18i20, tra l'altro, della Focusrite, è una scheda che io ho avuto per tanto tempo. Ha sempre 8 preamplificatori microfonici. Abbiamo sulla Scarlett 10 uscite di linea invece di 8, sempre ADAT input e output. In questo caso il secondo canale serve soltanto per dividere in 2 da 4 l'espansione qualora volessimo usare frequenze di campionamento più alte dei 4400. Abbiamo però, ad esempio, una feature che è tipica di moltissime schede della fascia, cioè di avere la Phantom 4 canali alla volta, da 1 a 4 e da 5 a 8. Sulla Evo 16, selezionando il canale che ci serve, potremo attivare o disattivare la Phantom o attivare o disattivare la preamplificazione IZ, quindi adatta ai segnali di livello instrument. Su entrambe le schede abbiamo diverse funzionalità master, quindi ad esempio il talkback, il dim, quindi la diminuzione dell'output nel caso in cui volessimo parlare, il mute della scheda e la funzione di ascolto alternativo, quindi la seconda coppia di monitor. Stessa identica cosa possiamo farla con il function button sulla Evo 16. Questo bottone F, infatti, possiamo assegnarla a una certa varietà di cose. Io in particolare l'ho assegnato alla funzione mono, che trasforma l'ascolto che stiamo ascoltando in mono, che è una funzione secondo me estremamente utile perché ci dà la capacità con un tastino di controllare sempre quello che stiamo mixando, se è o meno monocompatibile, come suona, soprattutto tradotto in mono. Un'altra differenza tra le due è che ogni preamplificatore della 18i20 ha una modalità AIR che è possibile attivare attraverso il software proprietario, che ci permette di avere un'emulazione di un altro preamplificatore un po' più colorato, un po' più distorcente. Per mia esperienza, questo in particolare è anche leggermente più rumoroso. Questa caratteristica della preamplificazione alternativa, quindi di avere due colori di preamplificatore, sulla Evo 16 non è presente, ma è presente su un'altra scheda della stessa categoria a livello di prezzo, che è la SSL12. In questo caso, in realtà, abbiamo la metà degli input e output, cioè abbiamo 4 input e 4 output, ma abbiamo
anche qui un ingresso ADAT, non le uscite ma l'ingresso sì, quindi possiamo aggiungere altri 8 canali come sempre. A parte le caratteristiche di base, che sono praticamente le stesse che ci possiamo aspettare su qualsiasi scheda che si rispetti, ovvero due cuffie, gli ingressi instrument e tutto il resto del corredo, abbiamo qui un approccio un pochino più simile ai mixer analogici. SSL infatti non a caso è una famosissima marca di banchi analogici da studio. Infatti qui a bordo di ogni canale abbiamo sia la 48 volt discreta, quindi ogni canale avrà la sua Phantom, sia la capacità di trasformare il preamplificatore in un pre di linea, sia un filtro passa alto che va a filtrare le basse, cosa molto simile a quella che accade su molti preamplificatori discreti o su alcuni microfoni a condensatore in particolare. La somiglianza con la 1820 è che appunto per ogni canale abbiamo il tastino 4K che trasforma il preamplificatore da un preamplificatore più trasparente e moderno a un preamplificatore in stile SSL 4000, 4K sta per 4000, che è la serie più famosa in assoluto di mixer analogici dell'SSL. Questa è la mia voce registrata attraverso i preamplificatori della Evo 16. Il segnale è totalmente dry. Questa invece è sempre la mia voce attraverso i pre della 1820, ma stavolta con attivata la funzione Air, quindi con una sonorità leggermente diversa. Questa è sempre la mia voce registrata attraverso i preamplificatori della SSL 12, ma stavolta ho attivato il 4K, quindi una sonorità leggermente diversa. Altra cosa particolarmente degna di nota che non è presente sulle altre due schede è che qui dietro sull'SSL 12 le quattro uscite di linea che abbiamo a disposizione sono DC coupled. Se non sai cos'è un'uscita DC coupled, vatti a guardare questo video in cui ne parlo, in particolare ne parlo guardando le Presonus. In breve, ci permette di mandare modulazioni in VLOOP LFO a tutti i nostri sintoni, e ve lo dico perché so che qui i sintoni ci piacciono. Veniamo alla vera caratteristica che rende questa scheda, secondo me, in assoluto la migliore sul mercato, soprattutto come rapporto tra le funzionalità e la fascia di prezzo e la quantità di feature che ci sono a bordo. È la prima e forse unica scheda ad avere a disposizione una nuova tecnologia, che è quella di Smart Gain. Abbiamo visto anche questo tipo di tecnologia in un video su un mixer della Mackie che trovi qui. Lo Smart Gain non è altro che un gain appunto intelligente e permette alla scheda di rilevare un segnale in input, settare automaticamente il gain ideale per il nostro segnale. Quindi se pensiamo di attaccare una chitarra, un synth, quello che ci pare dentro la scheda e andare in smart gain, non dovremo più sostanzialmente preoccuparci di avere un segnale che clippa, un segnale troppo basso in input. Ma ancora di più quando dovremo microfonare con microfonazioni multiple un amplificatore, una batteria, una qualsiasi situazione, avere tanti microfoni e dover fare gain uno per uno non sempre è semplicissimo, mentre con lo smart gain avremo la possibilità di avere un volume in input sempre perfetto qualsiasi cosa andiamo a registrare. Vado a selezionare il canale 2, lo imposto su instrument, ci manderò la mia chitarra, spingo il tasto di smart gain, seleziono il canale 2 e poi gli dico di ascoltare. Ci vogliono 2 secondi e funziona che è una meraviglia. Ultima cosa molto carina e che mi è sempre mancata praticamente su qualunque scheda abbia mai utilizzato è la capacità di mettere in muto i singoli canali. Ad esempio il canale in cui sto parlando, se vado a tenere premuto il numero del canale 1, passerò in muto. Questo è veramente molto utile in contesti di podcast, broadcasting in generale, eventi live o anche per chi come me fa lezione molto spesso, quindi magari dover far sentire qualcosa che esce anche dalle mie casse prevede di dover mutare il mio microfono. Fatemi sapere in un commento quale delle 3 schede è la vostra preferita e perché. La mia, ve l'ho già detta, è la Evo 16. Ringrazio i ragazzi di strumentimusicali.net che me l'hanno inviata. Se ti è piaciuto questo video iscriviti al canale, se sei già iscritto.